Un 2014 che parte con la mostra di Mambor, sempre nell'ottica dell'arte contemporanea a Palazzo Te. Certo, un'iniziativa di grande qualità che è di buon auspicio per l'anno culturale della nostra città, ma è in stretta continuità con l'intensa attività che si è svolta anche nel 2013 e nel 2012. La mancanza di un contenitore per l'arte contemporanea per la città di Mantova, cioè il Palazzo della Ragione, porta e stimola la realizzazione e l'esecuzione di mostre di arte contemporanea qui a Palazzo Te, che sono un po' una novità però di grande eccellenza, perché si pone il tema del dialogo fra l'arte contemporanea e la bellezza del contesto della Villa Giuliesca. Abbiamo deciso, dopo la fortunata mostra di Bernardo Siciliano, che è tutto sommato una giovane espressione della figurazione italiana, seppur abita a New York, di concentrarci invece su una personalità storica di quella scuola romana degli anni 60, tra cui ricordo l'incredibile Schifano, che ha dato tantissimi artisti innovativi, geniali all'Italia. Mambor è ormai storicizzato, proprio in questi giorni c'è in corso una mostra al Macco di Roma dedicata a una piccola parte della sua opera legata al teatro, per cui siamo molto contenti. Una mostra bellissima, ripercorre la storia di tutta la sua esperienza artistica, anche con le fotografie fin dagli inizi, e proponendoci anche l'ultimissimo lavoro, questa campionatura, che è un'installazione che sta all'ingresso della mostra e che è strabiliante anche per la modernità. È un grande piacere portare in un luogo di questo prestigio, di questa qualità architettonica, un artista che negli anni 60 ha intuito una serie di visioni, percorsi, atteggiamenti di quella che poi sarebbe stata l'arte più sperimentale, più attenta ai nuovi codici del linguaggio, più attenta agli atteggiamenti del corpo, al rapporto tra corpo e paesaggio. Ecco, questa mostra cerca, attraversando più di 50 anni di lavoro, abbiamo delle opere del 69 fino a un lavoro, quello dietro le mie spalle, che è l'ultimo lavoro presentato in anteprima qui a Mantova, che raccontano un artista che ha sempre cercato di rinnovarsi innovando quelli che sono i suoi codici, le sue visioni, per cui è un artista che da questo punto di vista ha sempre rischiato, ha sempre avuto il coraggio di cambiare, di vedere in avanti e di rimanere fedele a se stesso nello stesso tempo. Quindi voi vedete una mostra dove tutte le opere in qualche modo hanno dei legami di richiamo alle altre, creano una sorta di filo unico dove abbiamo anche cercato nell'allestimento di dare questa chiave tra opere degli anni 70, opere più recenti, quindi dove c'è una sorta di filo rosso che le lega tutte. E questo credo sia, per chi viene a vedere la mostra di Renato Mambor, che per la prima volta espone qui a Mantova con un progetto che ha una sua, insomma, portata anche ambiziosa, secondo me può scoprire un artista spesso sorprendente, per molti anche inaspettato, perché poi appunto vediamo delle cose come le fotografie del 69 che sono mostrate in questa chiave per la prima volta, davvero stupefacenti.